Noi siamo molto orgogliosi perché insomma sono passate quasi 4.000 persone in una settimana e il Presidente della Repubblica, il Ministro della Cultura, il Presidente della Regione, la Provincia, i sindaci, veramente, e poi tutte le sere pieno zeppo di gente, quindi un grazie al Sindaco di Pesaro che ci ha aiutato sia per la presenza di Mattarella ma anche per metterci alla prova per la prima settimana, perché era molto anche rischioso, perché se non c'era tutta la gente tutte le sere, con una forte diversificazione anche degli spettacoli in questa settimana, è filato tutto liscio, che non fa notizia però è importante, perché anche quello era il teatro, una prova enorme, un teatro di 336 posti che si aggiunge al Teatro Branca di 150 posti a Sant'Angelo dell'Isola, quindi questa città oggi ha due teatri. Quindi la settimana della cultura per noi è stata davvero straordinaria, grazie a Pesaro, alla collaborazione, al sindaco Matteo Ricci, e quindi è nato un orgoglio di questa vallata, di questa città, che non è più solo una città delle fabbriche, del lavoro, della formazione, delle nascite in crescita, ma anche una città della cultura. Il bilancio della prima settimana è eccezionale, la grande manifestazione con il presidente Mattarella al Vitrifrigo Arena, più di 8.000 persone, la diretta Rai, una rassegna stampa pazzesca, siamo andati in centinaia di TG, e nella stampa di tutta Europa, già di per sé era stato un grande avvenimento, ma l'abbinamento anche con l'inaugurazione del Teatro Santi a Vallefoglia, sempre con il presidente Mattarella, ha aggiunto un valore in più, perché ha aggiunto il valore di un investimento importantissimo che Vallefoglia ha fatto, un teatro molto bello, molto funzionale, che si inserisce dentro la rete dei teatri provinciali e regionali, ci consentirà di essere più attrattivi anche rispetto agli eventi che vorremmo organizzare nei prossimi anni. Del resto il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio. Vallefoglia, sapevamo che partire con Vallefoglia sarebbe stato un successo assicurato, non a caso è stata una settimana di eventi stracolmi di persone, a dimostrazione che quando c'è un comune lungimirante come Vallefoglia che investe in cultura, la gente risponde, e questo sarà anche un grande viatico per il futuro, perché l'obiettivo della capitale della cultura è cambiare i prossimi 10 anni. Abbiamo fatto già parlare di Pesaro nelle prime settimane della provincia di Pesaro Urbino tantissimo, e questo avrà un effetto sicuramente positivo non tanto nei prossimi mesi ma soprattutto nei prossimi anni.